Buongiorno cari cittadini reggiani e soprattutto cari colleghi di Medicina Generale. La notizia di oggi del mancato accordo sulla vaccinazione negli ambulatori dei medici di Medicina Generale mi addolora e mi preoccupa come sindaco e come medico la disapprovo, la devo disapprovare. Pensare che in un periodo di pandemia, di un'emergenza sanitaria mai vissuta dalla nostra generazione, un medico si trinceri dietro accordi, notule, contratti nazionali, accordi regionali, che nulla hanno a che fare con il bisogno di vaccinare, io non posso comprenderlo e lo disapprovo. Credo anche che le organizzazioni sindacali dei medici, se sostengono posizioni di questo tipo, rischino di non rappresentare più i veri medici di medicina generale. Certo, io ho conosciuto tanti medici nella mia vita, medici della mia generazione, che la pensano esattamente come me, ma soprattutto ho avuto la fortuna di avere contatti con giovani medici che sono entrati recentemente nel lavoro di medico di medicina generale e sono sicuro che non condividono questo atteggiamento che trovo antistorico e incomprensibile. Ripeto, incomprensibile soprattutto ai nostri pazienti che da oltre un anno vivono paure, difficoltà a recarsi dai medici di medicina generale, difficoltà ad essere visitati e soprattutto vivono anche dei lutti di vicinanza. Bene, cari colleghi, ora da sindaco io siedo di fianco a questi pazienti che sono di fronte a voi. E vedo il pericolo che la poltrona su cui siete seduti rischia di allontanarsi sempre di più e si possa perdere dietro lo schermo del computer. Io sono sicuro che i colleghi da me incontrati alla scuola di formazione in medicina generale vorrebbero partire a vaccinare, perché oggi essere sincroni nel vaccinare con la disponibilità dei vaccini è una necessità primaria. Non farlo potrebbe rappresentare una esposizione a un rischio maggiore da parte dei cittadini. Il patto di solidarietà, ricordiamocelo, con i pazienti è l'unico vero patto di garanzia professionale. Infine, al dottor Grassi, che conosco da anni e il cui approccio alla sanità pubblica spesso ci ha visto su posizioni diverse, ora più che mai trovo che queste posizioni siano antistoriche e pretestuose e vorrei parlare con lui, parlare e dirgli che cosa vengono a dire a noi sindaci, i cittadini, quali sono i loro bisogni, come li viviamo noi dalla parte dell'istituzione, ma soprattutto cosa possiamo e cosa vogliamo fare noi responsabili della salute pubblica di un atteggiamento di questo tipo che non condividiamo. Grazie e buona giornata.